Amici di Angora Magazine e Piazza Italia, Umberto Calabrese oggi in compagnia di Gioacchino Senzale, chef italiano e soprattutto chef siciliano. Sono qui per la stagione italiana della cucina italiana, però chiaramente nella mia cucina c'è una forte influenza che c'è nel mio territorio in cui opero, in cui vivo, che è la Sicilia. Qual è il piatto forte siciliano che ci fai assaggiare? Allora, oggi tra i piatti troverete la cioccolata di melanzane, che è un must della cucina siciliana per tutto il mondo. L'abbiamo arricchita con del tonno fritto, che tra l'altro è una versione anche questa molto antica, perché originariamente la caponata veniva fatta col pesce e partiva con un capone, un pesce tutto molto buono. Noi qui abbiamo usato il tonno, lo abbiamo freggiato e abbiamo comprato delle mandorle salate, quindi è mossa. Sì. Non vedo l'ora di assaggiarla. Un'ultima cosa. Numero 6. Ah. Io sono nato a Caracas, però qui perché i miei genitori hanno deciso di rientrare in Italia e io avevo nemmeno 2 anni quando sono rientrato in Italia, quindi io mi ricordo praticamente. Puoi ricordare ai nostri elettori quali sono stati i premi in Italia? Ma io fortunatamente in Italia ho vinto parecchi premi, sono stato diverse volte campione nazionale, ho vinto una medaglia d'argento regionale mondiale, ho fatto parte della nazionale italiana cuochi, siamo stati in giro per il mondo a rappresentare il Made in Italy e non per ultimo faccio parte di questo gruppo che sono gli ambasciatori del gusto e grazie anche a loro sono qui e insomma cerchiamo di fare quello che ci piace, cuciniamo, ci piace cucinare. Una domanda un po' polemica fra catanese e palermitano. Arancino o arancina? Allora, proprio prima di venire qua, ho partecipato a una manifestazione di carattere regionale in Sicilia e chiaramente mi sono trovato di fronte a questa domanda anche io. Giustamente diceva un collega, diceva finiamola, chiamiamolo arancino. Né arancina né arancino, facciamo arancino ed è siciliano. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei. Un saluto a Angora Magazine. Ciao a tutti. Ciao, sei Angora Magazine. Okay. Un saluto ai lettori di Angora Magazine. Ciao, un saluto a tutti i lettori di Angora Magazine. Okay. Grazie.